La deputata Dem Patrizia Prestipino su Instagram come Kim Basinger in 9 settimane e mezzo, per di più nelle ore in cui a Genova si scavava tra le macerie del Ponte Morandi. Apriti cielo! Lucrezia Colmaier, assessora alle pari opportunità del secondo municipio di Roma, non l'ha toccata certo piano per criticare la scelta social della collega di partito, finendo per scatenare un ulteriore temporale nell'estate già burrascosa del Partito Democratico. Postando quella foto, queste le parole della Colmaier, la Prestipino ci ha imbarazzato e creato un senso di vergogna. Se la replica della diretta interessata, considerata una fedelissima di Renzi in merito alla presunta carica erotica della foto, è giunta online a stretto giro, è nelle ore successive che la polemica ha acquisito un segno più marcatamente politico, con un occhio alla delicata fase che il partito guidato da Maurizio Martina sta attraversando. Avendo scatenato un putiferio, tra l'altro una esponente del Partito Democratico che ha la delega alle pari opportunità, quindi tutto dovrebbe fare meno che attaccare una donna collega in un momento tra l'altro così difficile, complesso, doloroso, anche non solo per i fatti di Genova, ma soprattutto per quelli, ma anche per la situazione del PD. Mi chiedo quale fosse l'utilità di un attacco così poco garbato, così scomposto e così violento nei confronti, ripeto, di una donna del suo partito. Quindi è chiaro che purtroppo comincio a pensare che siano, come dire, assaggi anche abbastanza indigesti di una battaglia congressuale che si appresta ad esserci a tutti i livelli nel Partito Democratico. Il grido di allarme dell'ex assessore provinciale sulla tenuta del partito non lascia scampo a equivoci. Occorre subito un codice etico che qualcuno però preferisce rimandare per poter continuare a praticare forme di confronto assai meno costruttive.